Ciao a tutti! Eccoci arrivati al quarto video di dettaglio del nostro impianto elettrico di bordo. Il generatore elettrico a diesel è l'unica fonte di corrente 220 che abbiamo effettivamente a bordo. Ci fornisce direttamente la 220 alle prese di corrente nelle cabine o, passando dai caricabatterie da 60A, ci ricarica le batterie per poter utilizzare la 12V in caso le altre fonti di bordo non bastassero. Abbiamo avuto la fortuna di trovare il generatore già a bordo di Perseus, anche se un po' malconcio e fermo da tanti anni. Si tratta del Paguro 4000 della VTE, che riesce a fornire 3500 watt di potenza continua. Un generatore elettrico, o gruppo elettrogeno, è una macchina elettromeccanica in grado di produrre energia elettrica a partire dall'accoppiamento fra un motore a combustione e un alternatore. I componenti del gruppo elettrogeno quindi sono il motore, che genera l'energia meccanica a partire dal combustibile, l'alternatore, che converte l'energia meccanica in energia elettrica, il quadro elettrico, che si occupa di distribuire l'energia elettrica prodotta dall'alternatore in modo sicuro, provvedendo cioè sia alla protezione dei componenti del generatore sia alla protezione delle utenze che sono alimentate. Il basamento, su cui sono fissati motore, alternatore e quadro. La cofanatura, che si occupa attraverso materiali fonoassorbenti di assicurare l'insonorizzazione. Della parte meccanica ci occuperemo in un video a parte. Avendo a bordo tutta la strumentazione a 12V, ma anche alcune utenze prese di corrente a 220, abbiamo deciso di sfruttare il generatore per entrambi i voltaggi. Il cavo che esce dal quadro elettrico porta la corrente attraverso una canalina a una presa di corrente fissata a una parete della sala motori. Accanto a questa ce n'è un'altra a cui possiamo arrivare con la corrente della banchina. In questo modo possiamo scegliere da quale fonte attingere la corrente. Alla presa viene collegata la spina che arriva dal caricabatterie, permettendoci così di ricaricare le batterie di bordo ed avere altra energia a 12V se i pannelli e l'eolico non ce ne fornissero a sufficienza. Per avere la 220 diretta alle varie prese di bordo, dalla presa attaccata a parete parte una diramazione che arriva al quadro elettrico della 220, attaccandosi a un teleruttore. Anche l'inverter arriva a un suo teleruttore ed entrambi vanno a un deviatore per poter scegliere da quale fonte attingeranno le prese e le utenze. Dai teleruttori passa un salvavita generale, detto interruttore differenziale. La linea 220 viene poi divisa ai vari interruttori magnetotermici. Da questi va ai relè, che ricevono il consenso per chiudere il circuito dei pulsanti nel quadro Dinet, collegati poi ad una morsettiera. Da questa partono poi l'alimentazione alle utenze. Vi ricordiamo che non siamo dei professionisti, e quindi qualunque consiglio è ben accetto. Nel prossimo episodio vi parlerò del nostro banco batterie. Se vi siete persi i precedenti video, li trovate sul canale YouTube. Ricordatevi di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati. Ci trovate anche su Facebook, Instagram e il sito 2vitavela.it.